Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento con la carriera con Mick Schumacher. Siamo arrivati in Spagna ragazzi, quindi siamo arrivati al Gran Premio numero 5. Vi ringrazio veramente di cuore per tutto il supporto che date a questa serie, continuate a farlo, lasciate un mi piace in questo momento per raggiungere i 100 mi piace, supportare la serie e vedere il prossimo video già nei prossimi giorni ragazzi. Io veramente vi ringrazio di cuore per tutti i commenti che lasciate, mi piace e quando ovviamente qualcuno si iscrive sono sempre al mio canale, sono sempre veramente molto contento, quindi continuate a farlo. Come vedete in questo momento la situazione attuale è questa, stiamo cercando di sviluppare la nostra monoposto, abbiamo tra l'altro anche ottenuto un nuovo piccolo aumento di contratto, siamo rimasti ovviamente sempre secondo pilota dell'Alfa Romeo Sauber. Soprattutto non ho richiesto di diventare primo pilota perché mi sembra anche doveroso il fatto che resti primo pilota Leclerc, visto che per il momento è stato l'unico dei due della scuderia a portare a casa i primi punti per la nostra scuderia, quindi per l'Alfa Romeo Sauber. Infatti se in questo momento abbiamo due punti soltanto merito suo ragazzi, ma ovviamente noi non ci tiriamo giù di morale, non ci abbattiamo ragazzi, perché Baku è stata una gara molto particolare, è stata una gara piena di problemi. Come vedete in realtà la Power Unit sta abbastanza reggendo, anche se forse cominciano a uscire i primi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'unità generatore motore riscaldamento e per quanto riguarda il motore, quindi cominciamo effettivamente ad essere un pochino troppo al di là dell'usura. Il cambio anche quello per il momento sta reggendo, comunque vedete che siamo comunque in dirittura di d'arrivo, mi viene da dire, cioè tra poco dovremo cambiarlo. E adesso ragazzi quindi andremo a correre le qualifiche in Spagna, quindi a Catalunya. Io veramente ragazzi vi ringrazio di cuore, saluto tutti quelli che mi commentano sempre, che seguono sempre con affetto questa serie, saluto Gian22, saluto Giuseppe Cubeddu, saluto Dimitri Petrenko, saluto veramente tutti voi ragazzi che sempre mi seguite. Mi raccomando ragazzi, continuate a farlo e continuate a commentare, fatemi sapere la vostra, anche perché grazie ai vostri commenti, l'avete visto anche in live quando abbiamo giocato il Gran Premio in Cina in live, avete visto che mi avete dato molti consigli, soprattutto quello legato alla sosta ai box, avete visto quanto è stato utile quel suggerimento, quindi mi raccomando ragazzi continuate a darmi il vostro supporto, il vostro aiuto per questa carriera e per questa serie. Bene ragazzi, direi che tutto quello che era da dire l'abbiamo detto, a questo punto ci lanciamo nelle qualifiche di Catalunya e poi ci lanceremo in gara. E finiscono qui ragazzi le qualifiche con il nostro 14° tempo. Pensavo di riuscire ad arrivare un pochino più avanti, vi dico onestamente la verità. Non ho fatto un giro in realtà di quelli super, 1:21.243, siamo però praticamente attaccati e fotocopiati al tempo di Nico Hülkenberg con la Renault. Non fa benissimo in realtà neanche il nostro compagno di squadra Leclerc, che è comunque sotto di noi e porta a casa soltanto un 16° tempo. Quindi direi che qui, adesso non so se è un problema di power unit per entrambi o è proprio la nostra monoposto che non riesce nonostante il motore a rendere come dovrebbe, ma effettivamente siamo comunque diciamo abbastanza nelle retrovie, anche se queste ovviamente sono le posizioni direi che in una carriera realistica e reale come a me piace giocare direi che ci competono, quindi direi assolutamente che va bene. Ed eccoci qui ragazzi, giornata di sole proprio come era previsto dalle previsioni, quindi non c'è nemmeno una nuvola in cielo. Partirà in pole position, tra l'altro non l'abbiamo detto, Lewis Hamilton, quindi doppietta per le Mercedes, ancora una volta lontanissimo Sebastian Vettel che partirà sesto. Direi che è stata per il momento una stagione veramente tribolata per la Ferrari e per il pilota tedesco. Noi come vedete partiremo 14°, purtroppo non ci sono penalità, praticamente in linea d'aria dietro di noi, in linea verticale c'è subito Leclerc. Sarà quindi battaglia, sarà battaglia fin dalle prime curve, dalla prima curva, perché partiamo praticamente vicino al nostro compagno di squadra che probabilmente cercherà in tutti i modi possibili di venire a metterci i bastoni fra le ruote. È tutto pronto ragazzi, sta per cominciare anche questo quinto Gran Premio in Catalunya, quinto Gran Premio per Mick Schumacher. I semafori rossi che si stanno spegnendo, si spengono in questo momento, siamo partiti. Partiti in questo momento ragazzi, partiti forse con leggera difficoltà rispetto al normale. Van Dorn riesce a superarci, a prendere la 14° posizione, vediamo di restituire però subito il colpo. Rischiamo anche di arrivare un pelino lungo, ho visto anche dei pezzi volare via ragazzi, lì qualcuno si è clamorosamente tamponato, si è clamorosamente centrato, vedremo se qualcuno avrà dei problemi all'ala anteriore. Usciamo ruota a ruota con Van Dorn, il pilota McLaren, doppio sorpasso mostruoso anche nei confronti di Esteban Ocon ragazzi, e ci infiliamo in 13° posizione. Grandissima partenza per Mick Schumacher, qui dobbiamo accodarci, non c'è lo spazio però in questa curva per superare Nico Hülkenberg, il pilota tedesco della Renault. Cerchiamo di rimettere anche miscela standard ragazzi, siamo incolonnati, siamo in trenino, davanti a noi Nico Hülkenberg, dopodiché Fernando Alonso. Non sarà facile per noi tenere botta con questo monoposto, ma soprattutto non sarà facile visto il calo di potenza
che probabilmente avrà durante questa gara la nostra power unit, ma speriamo di no, dai, non mettiamoci i bastoni fra le ruote da soli, non portiamoci sfiga. Per il momento, ragazzi, sto registrando una minore usura delle componenti rispetto in Formula 1 2017, almeno questa è l'impressione che ho. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti chi di voi al gioco si è notato questa cosa in carriera, perché alla fine, tranne per il cambio, non ho messo nulla a livello della resistenza all'usura, eppure mi sembra che il tutto resista, cioè si usuri di meno. Siamo inseguiti da Van Dorn in questo momento, non è male, perché il suo motore sicuramente non è granché. Dobbiamo però cercare di stare attaccati a Hülkenberg se vogliamo poi provare alla fine di questo giro a iniziare a sfruttare il DRS. Sarebbe veramente importante, ragazzi. Fatica molto di più il nostro compagno di squadra Charles Leclerc, ragazzi, lo vedo particolarmente indietro. Qui ormai siamo praticamente attaccati agli scarichi di Nico Hülkenberg e qui abbiamo rischiato di perdere aderenza. Eccola là, cominciano con la perdita di potenza, no, cavolo. E qua, ragazzi, se dovessi perdere potenza con la power unit sarei veramente dispiaciuto, perché secondo me questa può essere un gran premio in cui possiamo dire la nostra. Potremmo persino arrivare in zona punti qua, Comunque ci siamo, siamo nella lotta, ragazzi, siamo nel vivo del gruppo, siamo nel mezzo del gruppo, siamo pronti a dare battaglia qui dietro, chiudiamo questo trenino, diciamo, mettiamola così. Stiamo praticamente chiudendo questo trenino davanti a noi, che è veramente ricco di piloti, che siamo attaccati agli scarichi di Hülkenberg. Nel frattempo rientra qualcuno ai box. I piloti che rientrano nei box, ragazzi, è entrata anche una Ferrari di Raikkonen. Niente, siamo in DRS, siamo in scia, attenzione ad Alonso. Oh, eccolo qua. Eccoli qua i primi piloti che cominciano ad avere problemi con la scia del DRS. Ovviamente non potevano essere altro che le McLaren. A questo punto, ragazzi, possiamo provare ad approfittarne anche noi. Eccolo qui Fernando, è qui vicino, Però attenzione, perché a differenza di Hülkenberg non ha un motore sufficiente per potergli garantire la difesa del decimo posto in questo momento. Arriviamo molto vicino, non c'è lo spazio, dobbiamo rimanere al di dietro. Splendido, di Fernando Alonso, ragazzi. Dobbiamo per forza stare dietro qui, Non possiamo azzardarci. E rientra anche Fernando, ragazzi, Che probabilmente sarebbe stato condannato a essere superato da noi alla fine di questo giro. Noi dobbiamo rientrare al 14°, ancora 7 giri dobbiamo stare fuori. Si respira aria di alta classifica, siamo in seconda, prima posizione, ragazzi. Per la prima volta nella mia storia sono in prima posizione, sarà una prima posizione ovviamente soltanto momentanea, ma anche soltanto per un attimo respirare il primato ha il suo effetto, fa il suo effetto nei panni di Mick Schumacher. Tra l'altro non siamo i soli ovviamente, ragazzi, ad aver optato per la scelta ad una sola sosta. Vedete che dietro di noi anche Gasly e Ocon montano le gomme soft, quindi probabilmente anche loro avranno optato per la singola sosta, la strategia con una singola sosta. Nel frattempo, ragazzi, sta ritornando Hamilton. Vedete che è in seconda posizione in questo momento il pilota inglese, quindi probabilmente Hamilton, che è rientrato per effettuare la sosta ai box, adesso sta già recuperando terreno nei nostri confronti. Questo gli fa veramente capire il dislivello, lo stacco che c'è tra un Alfa Romeo Sauber e una Mercedes. E arriva adesso, ragazzi, può anche usare la scia, può anche usare il DRS. E adesso arriva veramente forte a cannone Lewis. Comincerà a farsi vedere. Speriamo che mi superi nel rettilineo, dai, se mi superi nel rettilineo basta, va bene. Tanto anche perché qua sicuramente di spazio non ne hai, Lewis, per passare. Quindi vai, stai dietro bello sereno, non facciamo cazzate. Se non arriviamo larghi, ragazzi, anche perché poi, guarda dove vuole passare. Vuole passare sulla serpentina dove non si può passare. Dai. Ci stiamo avvicinando alla... Siamo tutti incolonnati, ragazzi, ho dietro Lewis Hamilton, ho dietro Raikkonen, ho dietro Bottas. Adesso arriva forte Lewis, lo lasciamo ovviamente passare. Possiamo rispondere al sorpasso del pilota inglese, anche se mi piacerebbe molto, Forse lì con l'incrocio di traiettoria avrei potuto provare a restituire il sorpasso nei confronti di Lewis, ma direi di evitare di metterci il bastone fra le ruote da soli. Ne sta approfittando Lewis, ragazzi, di tutto questo, Arriva ovviamente Kimi Raikkonen, il suo motore è fortissimo, ragazzi. Proviamo a sfruttare un po' della sua scia, proviamo anche noi a tentare un pochino l'allungo. Davanti, tra l'altro, c'è un pilota, è un pilota che è rientrato ai box, viene doppiato. Adesso le gomme cominciano un pochino a fare fatica, si sente,
tendo ad arrivare lungo sulle curve dove prima arrivavo giustissimo. Ok ragazzi, siamo arrivati nel giro in cui dobbiamo rientrare i box. Passa anche Valtteri Bottas. Praticamente siamo stati superati sul rettilineo in fila dalle tre monoposto che ci stavano inseguendo. Nel frattempo noi siamo pronti a rientrare i box, ragazzi. Lo facciamo in questo momento senza andare a schiantarci. Perfetto. Dai ragazzi, ho anche migliorato nel contratto la velocità di cambio gomma del 10%. Vediamo dove rientreremo, perché questa in realtà è anche la nostra unica sosta ai box. Quindi qua dove rientriamo, rientriamo, Perdiamo sicuramente delle posizioni. Probabilmente anche altri piloti faranno una doppia sosta ai box. Via, fuori. Ok, sosta ai box perfetta. Siamo quindicesimi in questo momento. E a questo punto ragazzi siamo lanciati con prepotenza all'inseguimento di Van Dorn. Ma attenzione ragazzi, perché vedete le gomme di Van Dorn che sono le soft. Questa è chiaramente tutta gente che ha optato per la sosta a, la strategia a due soste. Quindi non disperiamo, perché anche Leclerc vedete che sta rientrando in questo momento i box. Quindi nel momento che noi abbiamo effettuato la nostra prima, probabilmente qualcuno comincerà a effettuare la sua seconda sosta ai box tra poco. Eccolo qua ragazzi, tanti piloti stanno rientrando ai box e siamo in zona punti. Lo sapevo, me lo sentivo che eravamo in zona punti. Lo sapevo e me lo sentivo che eravamo in zona punti. Oddio, questo chi è? Verstappen è fuori. Verstappen è uscito dalla pista, testa a coda per Max Verstappen, che perde un'altra posizione, ci fa guadagnare un'altra posizione, non ci credo. Siamo ottavi ragazzi in questo momento, può succedere di tutto in questa gara. Può ancora succedere di tutto in questa gara, ma stiamo portando a casa dei punti importantissimi, che sarebbero importantissimi per il nostro mondiale. Non so perché, ma me lo sentivo che i primi punti li avremmo portati a casa in Spagna, fin dall'inizio. È una pista favorevole, è una pista che mi piace molto correre. Mamma mia ragazzi, oddio ragazzi, come sesti. Mamma mia ragazzi, stiamo guadagnando una marea di posizioni. Attenzione però adesso, perché sto vedendo dietro che sta rinvenendo Verstappen, E Verstappen viene sicuramente a riprendersela la posizione. Sì, e poi non sarà facile reggere il colpo, né? Perché adesso io sto parlando, ma sto parlando anche un pochino a vanvera, perché noi abbiamo gomme medie ragazzi, ma a una certa cominceremo a risentire del calo delle prestazioni rispetto agli altri piloti, che invece al contrario monteranno gomme più veloci rispetto alle nostre. Forse in una pista così lunga, con 33 giri come la Catalunya, ci stava a fare le due soste. Attenzione. Altra bandiera gialla ragazzi, altra bandiera gialla, è fuori, no non ci credo, è fuori anche Daniel Ricciardo. Siamo praticamente dovuti uscire di pista per evitare la collisione, l'ho visto là in mezzo, mi sono decisamente allarmato. Siamo quinti in questo momento. Ricciardo stavolta, quindi veramente un weekend di gara da incubo per le due Red Bull ragazzi, anche se Verstappen non sta mollando, è qui dietro, Non ha mollato Verstappen, ma dopo che si è girato Verstappen finisce la gara probabilmente anche Daniel Ricciardo. Ricciardo che è rientrato in box, No. Ma Ricciardo, scusate. Ma aspettate, non ci sto capendo niente. Era Verstappen dietro di me che è rientrato i box, ma Ricciardo è ancora in pista, quindi a sua volta allora si è girato anche Ricciardo. Perdita di aderenza anche per Ricciardo allora ragazzi. Pensavo che si fosse schiantato, che avesse rotto il motore. E invece ragazzi no, si è girato anche Ricciardo. Quindi prima si gira Verstappen e poi si gira Ricciardo. Drift per le Red Bull ragazzi. Tra l'altro ragazzi, a questo punto possiamo anche tranquillamente salutare Verstappen, che è stato costretto a rientrare in box, quindi probabilmente problemi, penso io, per il pilota Red Bull, che probabilmente ha provato a restare fuori a fare qualche giro, poi si è reso conto che non ce la stava facendo più e quindi è dovuto rientrare in box. Arriva Ricciardo ragazzi, arriva Ricciardo e lo lasciamo andare. Con Ricciardo veramente non possiamo fare nulla, non ha un grandissimo motore la Red Bull ragazzi, però direi che con Ricciardo veramente poco possiamo fare. E adesso lotta vera ragazzi con Magnus, è lotta vera per la sesta posizione. Non mi sembra vero di poterlo dire, mancano 10 giri alla conclusione. Onestamente con tutte gli errori che hanno commesso quelli davanti a noi, non credo che riusciranno a venire a riprenderci, perché potrei magari anche perdere la posizione nei confronti di Magnussen, magari se dovesse averne più di noi, ma sarebbe comunque zona punti ragazzi, possiamo cominciare a pensare di essere arrivati veramente in zona punti. Sì, però ragazzi, il fatto che la nostra Alfa Romeo Sauber fosse pronta per cominciare a lottare per arrivare a punti si era visto già a Baku.
con Charles Leclerc, che era arrivato ottavo, nono, adesso non me lo ricordo neanche più, nono mi pare, e ha portato a casa i primi due punti per la nostra scuderia. Stiamo praticamente bissando, anzi migliorando ancora il suo risultato per il momento. E arriva Magnussen, ragazzi, arriva Kevin, che ha anche il DRS, arriva forte a cannone. La potenza del motore Haas, gran monoposto l'Haas, bisogna dirlo. Non è sicuramente una brutta scuderia in questa stagione l'Haas. Proviamo però a non mollare, ragazzi, eh. Tra l'altro, ragazzi, dietro abbiamo Leclerc. Questo vi fa capire che in realtà non stiamo sfangando proprio niente. In realtà tanti piloti davanti hanno commesso veramente degli errori, stanno perdendo e hanno perso posizioni importanti. Non molliamo, ragazzi, qua arriviamo veramente forte, molto vicini, chiude però lui chiude però saggiamente la porta Kevin Magnussen. E qua è stato veramente, ha approfittato della sua maggiore esperienza in Formula 1 rispetto a Mick. Mi ha chiuso l'interno della curva e poi non potevo più passare all'esterno, mi ha veramente fregato. E qua adesso rischia di essere una lotta continua col pilota Haas. Dai, non perdiamoci d'animo, ragazzi, siamo ancora dietro, mancano però ancora 6-7 giri alla conclusione di questo incredibile Gran Premio, che potrebbe essere quello della svolta dei primi punti in Formula 1 per il figlio di Michael Schumacher. Ragazzi, comincio a percepire effettivamente una perdita di potenza, eh. Vedete che mi si sta avvicinando anche Sainz in maniera prepotente. Prima sembrava non potermi neanche raggiungere, neanche lontanamente, ragazzi. Comincio a percepire un calo di potenza. Speriamo che sia lieve, che non permetta a Sainz di venirmi a riprendere. Problema meccanico al cambio, hai perso una marcia. No, come ho perso una marcia? No, ragazzi, no, no, no. Finisce male qua, ragazzi. Saltiamo, non c'è più la quarta. Non c'è più la quarta. Solo che non sono abituato io col cambio manuale senza marcia a avere una marcia. Merda ragazzi. Mancano ancora due giri, dai, finisci gara, ti prego. Non perdiamo, non buttiamo via una gara perfetta fino a qui, vi prego. Niente, praticamente non posso più andare in quarta. Guardate, mi salta le marce. Tra l'altro una delle marce vitali, non poteva saltarmi un'altra, no? Quella proprio. Proprio quella in mezzo. E sto rallentando visibilmente, ragazzi. Sei all'ultimo giro. Però è lontano, dai che è lontano, ragazzi, dai che è lontano. Forse riusciamo a tenerla. Dai che riusciamo a tenerla. Qua restiamo in quinta. Qua restiamo in quinta, ragazzi. Visto che non abbiamo la quarta, non scaliamo la marcia. Dai, non mi rompere le palle, Sainz. Su, so che vuoi fare il garrone davanti al tuo pubblico, ma non mi venire a rompere le balle. Oh, è tornata la quarta, l'ho vista. È tornata la quarta, ragazzi. Nel frattempo vince Lewis Hamilton. È tornata la quarta, si è aggiustata. Dai. Siamo addirittura d'arrivo, ragazzi. Dovremmo riuscire a difendere la settima. E per la prima volta Mick Schumacher arriva a punti nella Formula 1, ragazzi, nelle vere gare che contano. L'ultima serpentina. Carlos Sainz direi che è decisamente lontano, non può fare assolutamente nulla per venire a prendersi la settima posizione. Deve cedere davanti al suo pubblico. E questa è una grandissima settima posizione per Mick Schumacher. Mamma mia, ragazzi, che gara che abbiamo fatto. Non facile, per niente facile, però bella. Non ci sono stati dei sorpassi clamorosi, non abbiamo fatto dei sorpassi clamorosi, ma direi che è stata una gara sicuramente bellissima. Vince Lewis Hamilton davanti alle due Ferrari, quindi comunque Sebastian Vettel, che porta a casa la terza posizione, Kimi Raikkonen la seconda. Festeggia Lewis Hamilton, sempre più leader di questo mondiale, sempre più in fuga in questo mondiale, ma per la prima volta portiamo a casa dei punti anche noi, e sono pesanti perché sono addirittura 6, arriviamo settimi, mentre il povero Charles Leclerc è costretto proprio alla fine a cedere la decima posizione nei confronti di Fernando Alonso. Io purtroppo l'avevo visto che stava faticando a tenere la decima e infatti scivola in undicesima, ragazzi, quindi non riesce a portare peccato a casa con l'unico punticino. Questo però che cosa significa? Che per noi il balzo in classifica è considerevole, perché dalla 17ª posizione
cancelliamo quel bruttissimo zero che stava caratterizzando il nostro mondiale e arriviamo in 13esima posizione, a quota 6 punti. Siamo davanti anche a Charles Leclerc che scivola in 16esima. Sarebbe stato veramente importante per lui portare a casa il punto per difendere almeno la 15esima posizione da parte di Perez. Poco importa, ragazzi, nel frattempo Lewis e anche Valtteri Bottas sempre più leader del mondiale, anche se comunque le Ferrari vedete che a distanza comunque continuano a difendersi. E andiamo a rivedere un attimino la partenza, ragazzi, perché mi sono reso conto nell'ultimo Gran Premio poi di non avervi fatto vedere la partenza nel replay iniziale. Io ovviamente, ragazzi, vi invito assolutamente a lasciare un mi piace se ancora non l'avete fatto, supportate la serie. Guardate che eravamo partiti decisamente bene, vedete? Cioè decisamente bene, abbiamo mantenuto comunque la nostra posizione, ci ha superato Van Dorn, siamo riusciti a difenderci nei confronti di Leclerc. Leclerc dietro avete dei pezzi davanti persi, probabilmente da qualche collisione davanti a noi. Abbiamo mantenuto la posizione, anzi abbiamo perso la posizione ma ripreso, vedete, l'abbiamo ripresa subito qui in realtà la posizione nei confronti di Van Dorn. Sorpasso pulito in questa curva, qui siamo arrivati addirittura al doppio sorpasso, è quello qua, non lo ricordavo neanche più, il doppio sorpasso nei confronti di Ocon, che addirittura ha perso la posizione nei confronti di Van Dorn. Abbiamo fatto una grandissima cosa lì. Ma poi siamo arrivati veramente molto vicini alla Renault di Hülkenberg. Mamma mia, ragazzi, è veramente bello rivedere una gara nel replay, veramente qualcosa di stratosferico. Tutte le volte mi dimentico, dovrei mettermi in testa, qua sono arrivato lunghissimo, dovrei mettermi in testa di farvi vedere dei replay anche durante la gara. Niente, ragazzi, direi che ci salutiamo qui, lasciate un mi piace se ancora non l'avete fatto, supportate la serie, raggiungiamo i 100 mi piace per vedere il prossimo episodio nei prossimi giorni. Il prossimo episodio, ragazzi, avrà veramente dell'incredibile, perché ed è da guardare a tutti i costi, perché ragazzi siamo e andremo a Monte Carlo, quindi pista sicuramente terrificante, pista bruttissima e difficilissima da guidare, ma è sempre una pista particolare, una pista che viene amata da tutti i tifosi, quindi è una pista di quelle forse la più caratteristica nel parco gare della Formula 1, quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. Arriviamo con una power unit che è completamente demolita, vedremo cosa succederà. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un commento e ditemi la vostra. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento.